Poracci, neanche questo era semplicissimo. I Call of Duty si assomigliano un po' a tutti, specialmente quelli del primo periodo. Sì, Aura Boy è stato il più veloce nei commenti, ma premio Mariottide per aver scritto Call of Duty per intero e per il nick. Tristezza a palate. Mentre la risposta più sbagliata di tutte ci ricorda un capolavoro dell'era PS1 aggiornato ai gusti moderni. Ox of War Ragnapork. Ottimo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non procurare lesioni sulle mani. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che non so se ve la meritate. Si torna a parlare del Nintendone, di VR, prezzi folli e anche del nuovo gioco di Kojima, in una puntata che sarà un turbinio di emozioni. Prima di iniziare però, come al solito, l'invito è quello di mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo. Eccoci a un nuovo mese e con esso arriva una nuova infornata di giochi offerti all'interno dei servizi in abbonamento e iniziamo da Prime Gaming. I titoli offerti per novembre sono proprio quelli anticipati dal sito D-Labs e la selezione questo mese è di tutto rispetto. Ce n'è un po' per tutti i gusti, dalle avventure grafiche ai racing game fino ai GDR e Fallout New Vegas è probabilmente il titolo più importante della selezione. Non avendolo provato, la tentazione è tanta, il tempo a disposizione purtroppo è poco. Il consiglio è comunque quello di riscattarlo e metterlo in libreria, prima o poi il suo momento arriverà. Per accedere a questa selezione di titoli mensili vi ricordo che basta avere un account Amazon Prime attivo, quindi riscattate tutto il riscattabile. Fate poracci al 100%. La prima metà di novembre arriveranno delle vere e proprie sassate su Game Pass, ve ne cito giusto alcune tra le più meritevoli. Abbiamo già parlato nelle scorse puntate di Pentiment, il GDR di stampo medievale di Obsidian, che è un po' l'inclusione perfetta all'interno di un servizio in abbonamento come il Pass. L'8 novembre invece arriverà Return to Monkey Island. L'esclusiva Switch è durata quanto? Un paio di mesi e ora l'opera di Ron Gilbert sbarca sulle altre piattaforme. Se avete resistito al fascino della portabilità e dei comandi touch, sul Pass io un pensierino ce lo farei. Invece il 10 novembre dovete provare assolutamente Vampire Survivors, un indie pazzesco entrato in Early Access il dicembre scorso e pubblicato definitivamente su PC il 20 ottobre di quest'anno. Per me è una delle più grandi sorprese di quest'anno, una pura droga, ma soprattutto è stato sviluppato da un'unica persona, Luca Galante, orgoglio italiano. Vampire Survivors è zeppo di easter egg che solo noi italiani possiamo capire e fidatevi se vi dico che il gameplay genera assuefazione totale. Su Steam Deck ci ho passato più di 20 ore senza neanche rendermene conto ed era dai tempi di Hades che non succedeva una cosa del genere. Lo trovate sul Pass per PC dal mese scorso e su console dal prossimo 8 novembre, ma valutate anche l'acquisto, costa praticamente nulla, solo 5 euro. Non vi nascondo che ormai avevo perso le speranze per il remake del primo Front Mission, anche perché quando dietro a un progetto del genere ci sono quelli di Forever Entertainment c'è poco da fidarsi. E invece ecco la sorpresa, è stato confermato che il titolo arriverà il 30 novembre, ma si potrà preordinare già a partire dal 15 novembre con un piccolo sconto del 10% sul prezzo base di 35 euro. Ah, e il titolo sarà tradotto anche in italiano tra le tante cose, oltre a presentare tutte le migliorie che ci si aspetta da un remake dell'era SNES. Il pacchetto sembra allettante, ma fidatevi di Poro. A costo di spendere qualcosina in più, aspettiamo che il gioco sia uscito prima di fiondarci a scatola chiusa su questo Front Mission First. Ci sono troppe incognite su questo remake ed è meglio prendersela con calma. Nessuno ci corre appresso. Sapete anche chi se la sta prendendo con calma? Suda51 e Sueri, autori rispettivamente della serie di No More Heroes e Deadly Premonition. Nel 2019 era stato annunciato dai due un progetto che li avrebbe coinvolti, un horror dal titolo Hotel Barcelona. Da quel momento le informazioni sul titolo sono state nulle, anche se l'estate dell'anno scorso Goichi Suda ha confermato l'intenzione di lavorare insieme. E le cose sembrano stiano per uscire da una fase di stallo. Il team di Sueri65, White Owls Studios, ha registrato in Giappone due copyright
copyright relativi ai videogiochi dal nome di Hotel Barcelona e Death Game Hotel, marchi che hanno trovato il loro corrispettivo internazionale lo scorso 27 ottobre. Quindi l'annuncio potrebbe essere dietro l'angolo. Vedremo qualcosa durante i TGA? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha aggiornato l'app del Nintendo 64 su Nintendo Switch Online con una doppia new entry. Novembre segna infatti l'arrivo dei primi due storici Mario Party e con essi c'è anche una cosa che farà scendere una lacrimuccia nostalgica e non di dolore ai giocatori di vecchia data. Continua la programmazione un po' ballerina dell'app NSO. Se a settembre non ci sono stati giochi Nintendo 64 e a ottobre abbiamo avuto Pilot Wings, novembre ci regala ben due titoli, lasciando un buco molto sospetto a dicembre, visto che la scaletta programmata da Nintendo ripartirà a gennaio 2023 con Mario Party 3. Poco importa perché con questa release abbiamo due giochi epocali che hanno segnato la storia del Nintendo 64 e anche del brand di Mario, se vogliamo, visto che la serie di Mario Party è ancora oggi popolarissima. E poi non dimentichiamoci che c'è anche l'opzione del multiplayer online, che lag permettendo potrebbe essere una bella alternativa poraccia all'acquisto di Mario Party Superstars. Il secondo capitolo è quello sicuramente più completo e vario, che prende l'ottima fondazione di Mario Party e la espande in ogni possibile direzione, ma il primo mitico board game targato Mario verrà per sempre ricordato come il titolo che feriva gravemente i giocatori. Complice lo stick non proprio ergonomico del tridente e l'accesa competizione in un minigame particolare. Vi lascio in descrizione il link al video dove ripercorro una delle pagine più violente della storia di Nintendo, però vi faccio notare anche questa cosa. Mentre non ci sono stati miglioramenti all'emulazione in senso stretto, né su Mario Party né sui giochi aggiunti al catalogo in precedenza, guardate con che messaggio veniamo accolti ogni volta che lanciamo Mario Party su NSO. Dopo gli avvertimenti presenti su Superstars, Nintendo ha finalmente riconosciuto in via ufficiale la pericolosità di Mario Party 1. Se solo avesse messo in guardia anche negli anni 90, chissà quante vite sarebbero state risparmiate. Quindi, godetevi Mario Party e non rovinatevi le mani, al massimo le amicizie. Dopo mesi di speculazioni e teasing, Sony ha finalmente alzato il sipario sul progetto PSVR 2, rivelandone gli ultimi dettagli chiave e purtroppo le cose sono andate esattamente come previsto. Con una presentazione molto anticlimatica, un semplice post su PlayStation Blog, Sony ha spiattellato tutte le informazioni che ancora non erano state rese note sulla seconda generazione di realtà virtuale che accompagnerà PS5. PSVR 2 uscirà il 22 febbraio 2023 al prezzo di 600 euro, addirittura più della console stessa una volta che ha subito il rincaro. La confezione base includerà il visore, i due controller e gli auricolari. Sarà possibile acquistare un bundle che comprenderà Horizon Call of the Mountain a 649 euro, mentre la base di ricarica dei controller sarà venduta separatamente a 50 euro, ma questa è solo una comodità. Altrimenti i controller potranno essere ricaricati tramite USB su PlayStation 5. I pre-order saranno aperti a partire dal 15 novembre, in alcuni paesi si potrà acquistare dal portale di Sony, il PlayStation Direct, mentre in altre zone, come l'Italia, bisognerà affidarsi a rivenditori esterni. Inoltre sono stati presentati ben 11 tra i titoli che accompagneranno nel 2023 il lancio del VR, ma a parte The Dark Picture, Switchback VR, una sorta di seguito spirituale di Until Dawn, Rush of Blood e l'FPS Crossfire, Sierra Squad, tutti gli altri sono titoli già disponibili su altre piattaforme o comunque sono porto versioni migliorate di titoli PSVR, perché vi ricordo che i giochi PSVR non saranno compatibili con PSVR 2, perché questa, utilizzando le parole di Hideaki Nishino, è stata concepita come un'esperienza puramente next gen. Io poracci mi affido a voi. Per quanto il progetto sia interessante, che ne pensate del prezzo? Il VR rimane una tecnologia di certo non a basso costo, ma se questo doveva essere l'hardware che avrebbe aiutato la diffusione della realtà virtuale nel mondo del gaming, per me si colloca ancora in una fascia di prezzo troppo premium per rivolgersi a un pubblico ampio. Ditemi voi, PSVR 2 sì o PSVR 2 no? E chiudiamo in bellezza con il terzo pezzo del puzzle kojimiano. L'ennesimo indizio che piano piano ci sta portando verso il reveal del nuovo gioco di Kojima Productions, che a questo punto possiamo dare per scontato sarà svelato durante i TGA del 2022. Il gioco di Kojima per ora è un grande interrogativo, anzi una grande serie di interrogativi. Prima la domanda chi, who, associata al volto di Elle Fanning, e ora abbiamo scoperto che l'attrice dietro alla silhouette del dove, where, era Shioli Kutsuna, il volto di Yukia in Deadpool 2 e la voce di Melia in Xenoblade Chronicles. Ora abbiamo la terza domanda.
How, che sebbene non mostri alcuna silhouette, presenta il logo della Kojima Production ora cosparso di tentacoli. Le scommesse sono aperte. Ancora non sappiamo come tutte queste domande si riallacceranno al tema principale della prossima opera di Kojima, né effettivamente se stiamo parlando del seguito di Death Stranding o di Overdose, il progetto di cui alcuni leaker affermavano di aver visto un video. Secondo voi, poracci, di cosa si tratta? Intanto segnatevi la data dell'8 dicembre perché la nottata dei TGA sarà ricca di sorprese. E questo, poracci, è tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, è un imperativo. Mi raccomando, io sono il Poro Party, Michele PSVR. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poro Party, Michele Kojima. Ciao. Con Michele Kojima, ma che cazzo.